eletto sindaco, è risultato eletto sindaco Bertino Luca Francesco, e sono risultati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati: Audi Claudia, Zambello Tiziana, Visconti Monica, Camandona Stefano, Muscas Samuele, Ballese Simone, Di Benedetto Francesco, Maddalena Silvia, Castellar Valeria, Aimo Botta Elisa, Novero Giulia e Arminio Davide. Sono state esperite le attività di verifica dell'ufficio per proprio accertare che non siano conosciute cause di eventuali cause di incandidabilità, incomparabilità, ineleggibilità, incompatibilità. Nessuna delle verifiche effettuate ha dato esito negativo, e quindi se non ci sono delle osservazioni da parte dei consiglieri comunali qui presenti, è possibile passare alla votazione appunto per la convalida. Non ci sono interventi, possiamo passare alla votazione per parere per alzata di mano. Chi è favorevole? Unanimità, 12 voti favorevoli. Per questo punto, stante l'urgenza di dare corso alla restante parte della seduta del Consiglio Comunale, procediamo anche alla votazione per l'immediata eseguibilità del punto. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità, 12 voti favorevoli. Prima di procedere al giuramento, vi chiederei di alzarvi perché così assistiamo all'inno nazionale. Costituzione italiana, le leggi dello Stato, della Regione Piemonte, lo Statuto del Comune di Nove, e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'esclusivo interesse della comunità novese. Il 5 gennaio di quest'anno, quando il governo ha adottato il decreto che estende a 3 il numero dei mandati consecutivi per i comuni tra i 5 e i 15.000 abitanti. Limiti, tengo ancora una volta a sottolinearlo, che valgono solamente per i sindaci e per i presidenti delle regioni, non valgono per altre cariche dello Stato. È stato quello il giorno in cui mi sono reso conto che il mio percorso alla guida di Nove sarebbe potuto continuare. In realtà però non era solo il mio percorso, ma è quello di un gruppo unito, idee in comune. L'ho detto tante volte in questi 10 anni, per attuare una vera trasformazione di Nove sarebbe occorso un periodo di tempo importante, 15-20 anni. Periodo di un'azione amministrativa forte e coesa, ed è quello che hanno deciso i nonesi ancora una volta.
Non a caso dal 1990 ad oggi, cioè con il nuovo sistema elettorale previsto per gli enti locali, il maggior livello di consenso elettorale è stato ottenuto nelle ultime due tornate, quella passata e quella attuale. La forza elettorale che poi si è confermata anche con un elevato numero di preferenze espresse verso i singoli candidati alla carica di consigliere comunale, con un parametro del 62%, cioè il 62% dei voti ha visto l'espressione di una, almeno di una preferenza. Nonostante anni difficilissimi per noi, questo non ho timore ad evidenziarlo, sia per via del Covid, sia per via di complesse progettazioni di opere pubbliche, i cui lavori sono iniziati solo in questo ultimo periodo, comunque i cui risultati devono ancora vedersi. Certo, resta un rammarico importante, credo condiviso da parte di tutti, cioè il trend negativo dell'affluenza ai seggi. Elezione dopo elezione, indipendentemente dal livello della tornata elettorale statale, regionale, comunale, si registra un trend negativo, anche se la data scelta per questa tornata, ovviamente per farla coincidere con le elezioni del Parlamento europeo, ha condizionato la partecipazione. Resta però il fatto che i numeri sono all'evidenza di tutti e soprattutto ritengo che manchi un senso civico, soprattutto verso i giovani. C'è un grandissimo tasso di azionismo proprio da parte dei giovani. Rivolgo quindi i complimenti a tutti i consiglieri eletti, sia di maggioranza che di minoranza. Claudia, Tiziana, Monica, Stefano, Samuele, Simone, Francesco, Silvia, Valeria, Elisa, Giulia e Davide, avete il compito e l'onore di rappresentare la nostra comunità nell'esclusivo interesse pubblico. Emerge da questo consiglio un dato tra l'altro molto importante, ci tengo ad evidenziarlo. Dopo la giunta comunale dell'inizio della legislatura passata e quella appena nominata, ora anche il Consiglio Comunale di Nole vede tra i suoi componenti la maggioranza femminile. E questo è il giusto riconoscimento che i cittadini hanno tributato alle capacità e alle responsabilità dimostrate. Inoltre possiamo anche dire di vantare un Consiglio Comunale giovane, età media di 45 anni, e non può che costituire un esempio di impegno civile da seguire anche per i prossimi anni, mi auguro per le prossime legislature. A Valeria e alla tua giovane squadra auguro un buon lavoro affinché possa contribuire fattivamente alla crescita del nostro paese. Anche alla luce di tanti propositi comuni che abbiamo letto nei rispettivi programmi elettorali, mi auguro che l'agenda politica che vorrete seguire veda prevalere un intento propositivo. Perché sono sincero, lo sapete, le decine di esposti presentati durante i 5 anni passati, sia alla magistratura che a vari enti pubblici, hanno inciso non poco sulle nostre relazioni personali. Ma con altrettanta sincerità, che vi dico che le vicende passate rimangono tali. E oggi si apre una nuova opportunità di dialogo, alla quale certamente io e tutti noi non ci sottrarremo. Anzi, saremo attenti nel valutare eventuali proposte e anche le critiche, e certamente vi coinvolgeremo nei momenti importanti della vita amministrativa del Comune di Nola.